Buon pomeriggio, eccoci pronti a seguire in diretta nello speciale del TG La 7 la manifestazione, la grande manifestazione del centrodestra, destra, trazione Salvini, quali bandiere, comunque sicuramente delle opposizioni in Piazza San Giovanni. È il primo evento il primo evento grande di piazza romano centrale che si tiene dopo il passaggio di Salvini all'opposizione, un evento che è stato circondato anche da polemiche fino all'ultimo: Salvini, Meloni, Berlusconi, se partecipava, se non partecipava, e poi sappiamo che ci sarà. Noi seguiremo la piazza dove ci trasferiamo, ma intanto vi stiamo già mostrando le prime immagini. Sta parlando in questo momento il governatore del Veneto della Lega, Luca Zaia, e magari facciamo anche sentire proprio un pezzettino. Come sapete, subito, prima ancora di presentarvi gli ospiti. Qualcuno, senti, se te l'ha data 5 anni fa te la tolgo subito se non stai zitto. No, scusa un attimo, non è facile parlare. C'è un'altra emergenza? Ancora? C'è bisogno di un'ambulanza? Prego, sotto la bandiera del Veneto. Ecco. Rientriamo e continuiamo a vedere le immagini, perché naturalmente l'altro elemento è quante persone ci sono, se è successo, se tutto lo spiegamento di forze allora, che è stato anche descritto dallo stesso Salvini in questi alla vigilia, Pullman e anche da Giorgia Meloni, se tutto questo effettivamente sarà tale da decretare un successo politico di questa manifestazione. Di questo parleremo prima di sentire gli interventi, che saranno naturalmente a chiusura Berlusconi, poi Giorgia Meloni e poi Salvini. Di questo parliamo, commentiamo e ci aiuteranno anche ad annodare tutti i fili i nostri ospiti. Ora vi ripresento subito a questo punto Daniela Preziosi, grande firma del manifesto. Buongiorno, buon pomeriggio. Grazie, piccola firma, soldata semplice, grazie però. E ben arrivato anche ad Alessandro Salve. Campi, politologo dell'Università di Perugia e anche editorialista del Messaggero. Grazie, buonasera. Allora, noi abbiamo naturalmente anche sul campo le nostre forze, e c'è Giovanni Marinetti, con il quale io spero ci possiamo collegare fra breve. Ancora no, però possiamo intanto farvi vedere una cosa che forse ci può dare il là ai nostri primi commenti, e cioè l'arrivo di Matteo Salvini e quindi le prime immagini dell'arrivo in piazza di Matteo Salvini, perché ovviamente è inutile nasconderlo, quello è un po' il personaggio del giorno, è ovviamente lui protagonista dello strappo, anche vittima forse dello strappo, vediamolo. Ecco Matteo Salvini, le parole d'ordine di questa manifestazione le avete viste, ufficiali, sono orgoglio italiano, c'è la parola patria, c'è stata una disputa sulle bandiere tra Meloni, Salvini, era infastidita Giorgia Meloni dal fatto che ci fosse, ecco lo vedete adesso dietro le spalle di Alessandro Morelli che sta, ecco, che sta lanciando l'ultimo intervento dei governatori, quello di Attilio Fontana, e che adesso vi mostriamo tornando poi sulla piazza. Questo è Salvini, ma ora torniamo anche sulla piazza. E, eccolo lì, c'è stato un po' di polemica, ma insomma, eccolo Matteo qui. Salvini che ha avuto questa idea eccezionale. Ringrazio i nostri sindaci, ringrazio tutti i presenti, e vi voglio dire una cosa subito, che questa sera ai telegiornali non bisognerà parlare tanto di quello che abbiamo detto su questo palco, ma quello che rappresentate voi, questa è la vera grande novità di questa manifestazione. Sono naturalmente un po' le parole tipiche. Allora, io comincerei con Daniela Preziosi. Allora, che cosa dobbiamo guardare di questa manifestazione? Che cos'è che ci può, come dire, che può essere più rilevante per l'analisi politica di queste ore, che sono molto concitate, poi lo vedremo anche sul fronte della maggioranza di governo? Dobbiamo guardare l'accoglienza che si fa a Berlusconi, e dobbiamo guardare quello che tu dicevi prima nella introduzione a questa maratona, a questa speciale. E cioè se questa è destra o centrodestra, cioè siccome si sta dislocando questa forza politica
la presenza in piazza di Casa Pound a braccia aperte da parte di Salvini, tematizzata, spiegata, accolta, e anche una furbata, insomma, di arrivare con le bandiere italiane, che ce ne sono molte di più evidentemente, quindi per tenersi il tricolore come il proprio vessillo. Deve farci capire se questo centrodestra potrà accogliere anche la parte centrale, cioè moderata ma centrale, la polemica principale è questa, o se invece sta spingendo Mara Carfagna, forse persino Brunetta, insomma tutti i moderati di centrodestra nelle braccia dell'altro campo o di un altro campo. Io credo che alla fine della giornata, oggi che c'è la Leopolda a Firenze, oggi che c'è Zingaretti che sta girando per l'Umbria, faticosamente cercando elettori per il centro-sinistra in Umbria. Bene, penso che alla fine la cosa più importante per il centro-sinistra la sta facendo Salvini a pochi passi da qui a Piazza San Giovanni, perché lì deciderà se fare, diciamo, un'opa su anche i moderati, oppure invece regalarli o comunque spingerli, accompagnarli verso Matteo Renzi o comunque verso il centro-sinistra. Alessandro Campi, che cosa ne pensi tu invece, se sei d'accordo con questa analisi, che cosa guarderai in particolare? Innanzitutto sarà interessante sentire cosa diranno i tre leader. Chiaro che una manifestazione in piazza, molti slogan, molte frasi fatte, però si può cominciare a capire, per esempio, se Salvini non tanto lancerà un'opa sul centrodestra, l'ha già fatto ed è già egemone, e lo stesso Berlusconi lo ha riconosciuto, quanto piuttosto se da qui vuol fare iniziare un percorso di, diciamo, riposizionamento della Lega. Salvini ha capitalizzato un grandissimo consenso alzando i toni, usando in alcuni casi un linguaggio molto brutale, se non, come qualcuno gli critica, persino violento, però sostanzialmente questo ha significato avere una Lega di opposizione che stava al governo. Naturalmente questa cosa non poteva durare, infatti è finita male, al di là di tutti i problemi che Salvini nel frattempo ha avuto, Russia Gate e quant'altro. La Lega è i governatori, la Lega è anche un partito che ha espresso in questi anni una cultura di governo molto solida, che non si è rispecchiata invece nell'azione della Lega al governo nazionale. Credo che Salvini debba risolvere questa contraddizione, non può giocare soltanto la carta della propaganda, in maniera monomaniacale tenere alti soltanto alcuni temi, per esempio quello dell'immigrazione, facendo secondo me in prospettiva un male anche alla Lega, che, ripeto, può essere un'altra cosa. È un partito del 30%, se al di là delle oscillazioni di consenso è il più grande partito italiano, quindi credo abbia anche delle responsabilità politiche. Ma la lezione della crisi di agosto lo porterà. Mi riferisco esattamente a questo. Quella crisi non è stata indolore per Salvini. Il fatto che lui non lo dica non vuol dire che non lo pensi. Sicuramente ha avuto, me lo auguro perlomeno, tempo di meditare sugli errori tattici, ma anche sugli errori strategici che ha compiuto, anche sul piano proprio della propaganda. Il fatto che avesse un grande consenso non significa che poi avesse, come dire, sviluppato un programma di governo a misura del suo elettorato. Ricordiamoci che la Lega non è soltanto fatta di arrabbiati, la Lega ha uno zoccolo duro di partite IVA, professionisti, imprenditori che vogliono risposte concrete, territorio. Intanto la regia ci sta mostrando l'immagine, la foto di gruppo dei governatori che hanno parlato, degli amministratori, poi adesso Fontana era l'ultimo, ora dovrebbe parlare Silvio Berlusconi, tra l'altro. Però volevo chiedere anche a Daniela Preziosi, vedremo questo Salvini post strappo, dicevamo, potremmo assistere a una correzione, secondo te, di rotta di Salvini? Beh, visto che c'è anche un tema caldissimo, questo del fronte antitasse, pro partite IVA, eccetera, questo è un tema caldissimo anche. È un tema caldissimo, e tra l'altro è caldissimo anche nella maggioranza, perché la maggioranza in questo momento sta facendo la cosa, la classica cosa da autolesionista, di fare la discussione pesantissima interna proprio nel giorno in cui Salvini sta cercando di riposizionarsi, diciamo, come leader di governo. Quindi questo già oggi veramente ci sarebbe da raccontare i guai del centro-sinistra, ma anche i guai dei 5 Stelle, che sono comunque resistiti al governo. Io credo che ci sarà una correzione di rotta, in parte è stata già annunciata, intanto sulla vicenda europea.
Salvini ha già detto che l'euro è un destino sostanzialmente, in questo diciamo rimangiandosi una delle ragioni per cui è saltato da quel governo, perché è saltato l'8 agosto, per carità lui ha fatto molte papere, io su questo sono un po' meno critica nei confronti di Salvini, perché penso che con questo Parlamento comunque a votare non ci saremmo andati comunque. In ogni caso, però insomma effettivamente è partito da una papera europea, perché non è possibile evidentemente non tanto essere una forza euroscettica e governare, non tanto perché l'Europa non ti fa governare, quanto perché la base della Lega teme un'uscita dall'euro, quindi più che la narrazione del complotto europeo è valso secondo me la grande diciamo perplessità proprio su questo punto. Ma però c'è da dire che ha sì. parlato, mi dispiace che appunto non riusciamo ancora con il collegamento con la piazza a sentire Giovanni Marinetti, però ha parlato oggi dal palco anche Alberto Bagnai, quindi chi si attendeva una presa di distanza anche proprio sulle presenze, sui relatori su questo palco della piazza sarà stato deluso, perché Bagnai ha parlato e ha voluto dire, visto che c'era stata la dichiarazione anche con qualche polemica sul foglio di Salvini che ha detto l'euro ormai è irreversibile, poi Borghi che aveva fatto notare che forse non l'aveva veramente detto, che c'era stata una forzatura, Bagnai ha detto di irreversibile c'è solo altro ma non l'euro dal palco, quindi dobbiamo prenderla come un'indecisione su questo punto della Lega o ognuno fa la sua parte? Secondo me ognuno fa la sua parte, ma secondo me la linea la dà Salvini e la dà ai suoi più che altro, non è l'Europa il problema, non sono le frizioni europee, sono i suoi che temono che da uno strappo con l'Europa poi ci sia lo spread che sale, tutte quelle conseguenze diciamo antieconomiche che alla base agli imprenditori del Nord-Est a cui piace Salvini, non piace, ma è stato quando Salvini è andato al governo e ha cominciato a fare le sue intemerate antieuropee, c'era una forte dissenso anche all'interno di quelle parti. Tra l'altro i suoi governatori, i suoi presidenti, io lo dico così perché sono ancora presidenti, poi quando faremo la riforma costituzionale chiameremo governatori, i suoi presidenti sono quelli che più scontenti, che adesso ovviamente stanno sorridendo sul palco e facendo la loro parte, ma erano i più scontenti. Sì, era un po' il fronte interno critico. Il fronte interno di Zaia e di quelli che volevano per esempio l'autonomia, e l'autonomia non è stato l'obiettivo di Salvini, anzi non era chiaramente un obiettivo di Salvini perché poneva un problema molto forte al sud, quindi in realtà c'erano degli irrisolti molto importanti sulla linea politica della Lega. Ed è questo che Salvini adesso ha tempo, eccolo là, ha tempo di rimodulare, di rimmaginare. Sentiamo, anche se non è il suo turno diciamo per chiudere, però sentiamo cosa dice Salvini. Non l'ho mai vista. Grazie anche a voi là in fondo, ragazzi, è una roba incredibile. È una cosa emozionante che ci impone di lavorare insieme, fianco a fianco, per preparare un futuro di dignità, lavoro e speranza per i nostri figli. Ed è con questo spirito che io sono contento che sia qua oggi colui che per primo mise intorno al tavolo la coalizione di centrodestra mandando a casa Prodi. Saluto e invito a parlare l'amico Silvio Berlusconi, che ne ha fatte tante e tante altre ne farà. Un applauso a Silvio, goditi questa piazza stupenda, c'è gente là in fondo che non riesce a entrare in piazza, saluto quei leoni là in fondo. Grazie. Ecco. Allora adesso sentiamo naturalmente l'intervento di Silvio Berlusconi, che è l'altro elemento politico ovviamente forte di oggi, come dicevate. Anche perché si è convinto all'ultimo Berlusconi, giusto Alessandro Campi, a partecipare quando ha visto l'elemento proprio delle tasse, degli evasori fiscali, di la costituzione. Ma non è solo questo, cioè, Berlusconi ha inventato il centrodestra, è la cosa alla quale tiene di più e non oggi farà di tutto per tenerlo in piedi. Siamo qui in questa piazza perché abbiamo un grande dovere, quello di rispondere alla domanda di unità che proviene dal nostro popolo. Questa è la nostra piazza. Vedo le bandiere della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, sventolare insieme alle bandiere italiane.
e mi sento addirittura commosso. Mi fanno veramente bene. Spero che facciano bene anche a voi. 13 anni fa, pensate, molti di voi erano ancora ragazzi, eravamo qui con tutto il centrodestra per protestare contro il diluvio di tasse che faceva piovere sulle nostre teste il governo Prodi. Eravamo 1 milione di persone che esprimevano compostamente il loro disappunto perché il governo di allora ci considerava dei bancomat da ripulire, ci considerava dei sudditi. Francamente non pensavo davvero di dover tornare qui 13 anni dopo nella stessa piazza per gli stessi motivi e per un motivo ancora peggiore, perché loro alla mania, all'amore viscerale per le tasse, ora hanno aggiunto anche l'amore per le manette e pensano: ti spremo come un limone e se per sbaglio non ti va di pagare tutte le tasse che ti chiedo e dimostro con i miei magistrati che hai evaso più di 50.000 euro, ti sbatto in galera fino a 8 anni. Questo è l'ultimo messaggio che questo governo ci ha mandato in questi giorni. Ed io sono qui perché questa ultima minaccia per l'evasione fiscale è gravissima ed è assolutamente pericolosa per il nostro diritto alla libertà. Oggi dunque siamo qui per dire no al governo più a sinistra della storia della Repubblica, per dire no al governo delle tasse, per dire no al governo delle manette, per dire no al governo della spesa facile, per dire no al governo dell'immigrazione incontrollata, per dire no al governo del blocco delle infrastrutture, per dire no al governo della burocrazia soffocante. Siamo qui per dire no al governo del giustizialismo fuori controllo. Siamo qui per mandare a casa questo governo non eletto dagli italiani, un governo che in poche settimane ha già dimostrato di essere pericoloso e di voler mettere a rischio la libertà di ciascuno di noi. Siamo qui per dire no al governo delle 5 sinistre. Perché 5? Perché ce ne sono 4 in Parlamento: il Partito Democratico, 5 Stelle, Liberi e Uguali, il partito di Renzi, ma con loro e forse con più potere di loro c'è la quinta sinistra, quella giudiziaria, quella parte della magistratura che non ha mai smesso, che non ha mai smesso di perseguitare gli avversari politici. E io qui non temo confronto con nessuno, con i miei 88 processi e con le 3.672 udienze. Ancora, i signori che stanno al governo, lo sappiamo, lo vediamo, sono divisi su tutto, litigano su tutto, ma sono uniti dalla volontà di tenersi le poltrone, sono uniti dalla volontà di stare al potere, sono uniti dalla volontà di non far votare gli italiani e di impedire alla maggioranza degli italiani di scegliere il governo del Paese. Perché noi uniti siamo la maggioranza vera e naturale degli italiani. In ogni turno elettorale, nelle elezioni amministrative, nelle elezioni regionali, nelle elezioni europee, in quelle politiche, abbiamo avuto la stessa risposta. L'Italia non vuole essere governata dalla sinistra, dai comunisti, da Salotto o da Strada. Quelli del Salotto sono quelli del PD, da Strada sono quelli dei 5 Stelle, così si chiamano
tra di loro, perché l'Italia ha ben chiaro che cosa sono stati i comunisti quando sono riusciti a raggiungere il governo del paese. Quindi l'Italia vuole essere governata da noi e noi siamo qui a rappresentare la migliore Italia, l'Italia concreta, l'Italia che lavora e che produce, l'Italia di buon senso e di buona volontà, l'Italia seria, l'Italia per bene, l'Italia della famiglia e dell'impresa. Siamo qui in piazza insieme perché soltanto se siamo e saremo tutti insieme uniti potremo cambiare la nostra Italia. E la cambieremo tutta, l'Italia del Nord, l'Italia del Centro, l'Italia del Sud, perché noi dopo 25 anni costituiamo ancora l'unica possibilità di un governo serio, concreto, di un governo efficace, capace di far rispettare l'Italia e gli italiani in Europa e nel mondo come davvero meritiamo. E davvero noi possiamo essere orgogliosi, diciamo, di ciò che siamo riusciti a fare nei quasi 10 anni di responsabilità a Palazzo Chigi. Tra gli oltre 50 governi, più di 50, della storia della Repubblica, siamo stati noi i soli a non aumentare le tasse. Siamo stati noi i soli ad abbassare davvero la pressione fiscale. Siamo stati noi i soli a mantenere la disoccupazione sotto la media europea. Siamo stati noi i soli ad investire sul Sud. Siamo stati noi i soli a dare una speranza ai giovani. Siamo stati noi i soli ad azzerare gli sbarchi dei clandestini prima che la sinistra permettesse l'invasione incontrollata. Allora qui è Berlusconi che rivendica in realtà un'altra fase, non l'ultimissimo, non il governo giallo-verde, e naturalmente sul tema della pressione fiscale ci sarebbe da dire se veramente è stata abbassata durante i governi Berlusconi. Però prima di ritornare in piazza volevo intanto dare conto di una notizia molto importante internazionale che era attesa, perché oggi era anche il giorno cruciale per la Brexit e i comuni hanno votato per il rinvio, quindi su un emendamento che diciamo scavalcava in qualche modo la posizione, l'accordo raggiunto da Boris Johnson in Europa con la commissione, che è ancora la commissione uscente, che ancora non si è veramente insediata, quella di Ursula von der Leyen. E a questo punto ha detto Boris Johnson, visto questo risultato sarà no deal, quindi sarà nessun accordo. Naturalmente ci sono varie manifestazioni in corso, c'è il plauso di chi effettivamente voleva il rinvio, le cose si vanno a complicare e non basta, diciamo, questa dichiarazione di Boris Johnson per farci capire veramente che cosa succederà e quali saranno poi gli ulteriori passaggi. Però è naturalmente una notizia molto importante, perché oggi poteva essere invece il giorno in cui passava l'accordo e quindi la Brexit diventava effettiva. Così non è stato, e così non è stato per battaglia parlamentare, per gioco parlamentare, per tecnica politico-parlamentare. Quindi è una cosa molto importante. Adesso torniamo in piazza, però prima di tornare velocissimamente, sì lo so, dobbiamo anche andare in pubblicità, chiedo soltanto telegraficamente intanto a Daniela Preziosi e Alessandro Campi di commentare queste parole di Berlusconi, che comunque mi sembravano interessanti, diciamo, sì, non nella giornata. Che sta, insomma, sta tenendo la sua posizione dentro il centrodestra, cioè sta spiegando che senza di loro comunque anche in una versione ridimensionata non si governa, e quindi sta valorizzando tutto quello che storicamente in profondità ha fatto lui come leader. Quindi mi sembra un posizionamento bello solido. Riconosce che il leader è Salvini, però insomma spiega che tutto quello che è successo fino a qui per il centrodestra l'ha fatto lui. Io ho notato anche una malizia, Alessandro Campi, che lui ha detto: mi ricordo quando nel 2006, noi poi abbiamo anche le immagini del 2006, c'era un milione in piazza, mentre Salvini ha detto ma bene se arriveranno 100.000 persone, poi lasciamo perdere la verità, però c'è una malizia. Non credo che fosse una malizia contro Salvini, era un'esagerazione nello stile
di Berlusconi. Lui ha rivendicato ovviamente la sua storia personale, però c'è un punto politico secondo me importante. Siccome si continua a dire che sganciandosi Forza Italia dal centrodestra si creerebbe lo spazio poi per un nuovo soggetto politico al centro, né con il blocco di sinistra che sta nascendo, né con la destra radicale guidata da Salvini, con Berlusconi che dice questa cosa molto netta e che mette Renzi tra le cinque sinistre, mi sembra che quello spazio magari ci sarà anche, ma sicuramente non nascerà col contributo di Berlusconi. Berlusconi ha inventato il centrodestra, è diciamo, la sua vera creatura politica, e credo che la voglia difendere... Beh, in questo modo difende anche uno schema bipolarismo che però è molto in discussione, ma poi lo vedremo. Dico soltanto che c'è anche la prima reazione della Commissione europea, che è di fronte alle notizie che arrivano da Londra, che è una reazione un po' smarrita. Ora Londra ci informi sui prossimi passi. Che facciamo? Andiamo in pubblicità e poi daremo conto di quello che ha detto ancora Berlusconi e sentiremo gli altri interventi. Pubblicità. Allora, rieccoci, sta ancora parlando Silvio Berlusconi, adesso lo ascoltiamo subito, ma intanto vi facciamo vedere una cosa molto carina, una fotografia significativa, uno scatto, diciamo un piano d'ascolto, come diciamo noi. Eccoli qua, ci sono, vediamo? Eccoli, Salvini, Giorgia Meloni, Alessandro Morelli, che è deputato della Lega, che ha condotto, sta conducendo anche dal palco la manifestazione, e sono delle foto... sicuramente sono prese esattamente durante il discorso di Berlusconi, quindi insomma ci sembrano interessanti. Sentiamo ancora Berlusconi, poi ci spostiamo anche a Londra a sentire cosa sta succedendo. E quindi diciamo tutti insieme Forza Lega, Forza Fratelli d'Italia, Forza Italia. Forza Italia! Viva la nostra squadra e il nostro popolo della libertà! Vabbè, questo è un po'. Viva tutti un po' retro, Alessandro Campi, il popolo della libertà. Allora, prima di tornare nella piazza, andiamo da Gabriella Caimi, che sta seguendo quello che sta accadendo a Londra e ci può spiegare con più dettaglio di quello che ho detto in estrema sintesi. Ma insomma, è passato un emendamento che a questo punto è un emendamento per il rinvio, giusto Gabriella? Sì, è passato il cosiddetto emendamento Letwin con 322 sì e 306 no. Praticamente l'emendamento sostanzialmente era in favore dell'accordo raggiunto da Boris Johnson a Bruxelles, però chiedeva per una specie di rete di sicurezza che appunto che il primo ministro domandasse all'Unione Europea una proroga fino al 31 gennaio in maniera da avere il tempo necessario per fare tutti i passi politici e legislativi appunto per diciamo rendere attuabile il suo piano. Boris Johnson, che come ben sappiamo ha fatto del fatto di non chiedere altre proroghe all'Unione Europea un punto fondamentale della propria politica, quando è passato l'emendamento allora ha deciso di ritirare completamente la mozione del governo. Ora a questo punto però su di lui incombe una spada di Damocle. In base alla legge Ben, che è stata votata prima della chiusura del Parlamento, teoricamente entro le 23 di questa sera, ora di Londra, quindi la mezzanotte di Bruxelles, lui dovrebbe essere obbligato dalla legge a chiedere a Bruxelles una proroga. Lui ha detto che non lo farà e quindi adesso si apre un momento di grande incertezza a Londra. Ecco anche perché è spiegato lo smarrimento della Commissione europea che dicevamo prima. Allora, torniamo in piazza, c'è Salvini in piazza Roma, San Giovanni, brusco cambio, eccolo qui. E qualcuno ha bisticciato con Gad Lerner, sia mai... Lunga vita all'amico Gad Lerner, da cui mi divide solo la fede calcistica. Però provano a dividerci ma non ci riescono, e quindi questa splendida piazza con mille bandiere, mille comuni, che rappresenta l'Italia orgogliosa
dei mille campanili. Ecco, allora, Matteo Salvini ha fatto riferimento a una polemica che c'è stata, credo che c'è stata proprio con Gad Lerner, che è stato fischiato, insultato perché era andato a ritirare l'accredito, quindi presente in piazza. Giovanni Marinetti, riusciamo a collegarci? Giovanni, ci senti? Ci vedi? No, ma forse ci senti. Io vi sento. Sì. Ecco, allora Giovanni, sì, velocemente, vi sento. Che cosa era successo con Gad Lerner? Che cosa le parole di Berlusconi, come ti sono sembrate? Allora, no, Gad Lerner è arrivato insieme a tantissimi altri colleghi, ha avuto un piccolo, nemmeno battibecco, un confronto con un militante, però diciamo che non abbiamo assolutamente visto le scene di Pontida. Qualcuno, insomma, ha mugugnato, mettiamola così, ma non ci sono stati insulti, almeno questo, la situazione era molto più tranquilla rispetto a Pontida, tanto che ha passeggiato avanti e indietro più volte accanto alla transenna dove c'erano i militanti. Giovanni, certo, ha colpito la sua ripresenza qui. Ho l'impressione che stia, ecco, sta parlando Giorgia Meloni, ci ricolleghiamo dopo con te. L'avevamo indetta noi di Fratelli d'Italia a Piazza Montecitorio il 9 settembre, il giorno in cui nasceva il governo della poltrona. L'abbiamo convocata in pochi giorni quella manifestazione, di lunedì mattina. Qualcuno nel PD ha detto: di lunedì mattina ci saranno solo i parrucchieri che sono chiusi. E quella mattina davanti a Piazza Montecitorio c'erano 30.000 parrucchieri. Abbiamo detto: pensate che succede quando arrivano tutti gli altri. Ed eccovi qui, ancora una volta avete rinunciato alle vostre priorità per venire a dire, a gridare a quei signori asserragliati nel palazzo che la sovranità appartiene al popolo e che il popolo intende esercitarla. Una volta Piazza San Giovanni era la piazza simbolo della sinistra. Adesso la riempiamo solo noi. Dove prima c'erano le bandiere rosse, adesso sventolano le bandiere tricolori. È il segnale, cari compagni, che siete stati sconfitti dalla storia. Noi in piazza a chiedere libertà e voi barricati nel palazzo, aggrappati alle vostre poltrone, terrorizzati dal giudizio popolare, distanti anni luce dalla volontà del popolo italiano. E non parlo, guardate, solo di quelli del PD. Parlo anche del Movimento 5 Stelle. Quelli che dovevano aprire il palazzo come una scatoletta di tonno, adesso sono stipati nelle loro auto blu come delle sardine in salamoia. Grillo è passato dal Vaffa Day al PD, al Vaffa Day contro chi non vuole l'alleanza col PD. L'ultima volta, per dare un senso a questo circo, è il concetto più o meno. Ecco. Allora, l'ultima volta si è travestito da Joker, l'avete visto, Grillo? Grillo si è travestito da Joker perché chiaramente da comico a pagliaccio il salto è stato breve. Si è vestito da Joker e ha detto: io sono il caos. Grillo, l'unico caos prodotto dal Movimento 5 Stelle è quello che si vive a Roma grazie a Virginia Raggi. Quello è il caos che avete prodotto. Su questo non possiamo dare torto. Nelle buche ormai ci si pesca. I cinghiali a Roma sono diventati animali da compagnia. La metro Barberini è chiusa da 200 giorni. Se vi casca un volantino oggi, lo ritrovano quelli del concerto del 1° maggio. Quello è il caos che avete prodotto, Grillo. Neanche per un attimo abbiamo pensato che la Raggi potesse essere un sindaco decente. Dal primo giorno, come Fratelli d'Italia, abbiamo fatto un'opposizione dura
fuori e dentro al palazzo, e la faremo fino all'ultimo giorno, fino a quando non avremo liberato questa straordinaria città dalla miseria grillina, perché Roma, la capitale d'Italia, la capitale d'Europa, della cristianità e del Mediterraneo, merita un sindaco alla sua altezza. E faremo un'opposizione dura e senza sconti anche al governo rosso-giallo, perché questo è soprattutto un governo che ha un sacco di gradazioni di rosso. L'unica cosa gialla che hanno è il colore del mastice che hanno usato per incollarsi alla poltrona. Quello è giallo. Faremo un'opposizione dura a questo governo, nato per impedire agli italiani di fare quello che avrebbero voluto, perché la democrazia per loro funziona così: o mi voti o non voti, o voti la sinistra o non puoi votare. L'Italia vuole votare a destra? E chi se ne frega? Noi facciamo il governo più a sinistra della storia d'Italia, per fare l'esatto contrario di quello che la gente vorrebbe. E sapete qual è la cosa divertente? Che si definiscono pure democratici! Ma almeno abbiate la dignità di cambiare il nome del vostro partito! Sapete qual è il primo provvedimento che hanno calendarizzato? Il primo provvedimento che hanno calendarizzato questi signori in Parlamento è la legge Boldrini per dare la cittadinanza automatica agli immigrati. Vi dicono che loro vogliono dare la cittadinanza ai ragazzi stranieri che studiano insieme ai nostri figli nelle nostre scuole, ma non è vero. La verità è che usano i bambini come scudi umani per regalare la cittadinanza a tutti, perché questo prevede la proposta della Boldrini. E noi diciamo no, e abbiamo già raccolto 100.000 firme contro, perché la cittadinanza italiana non si regala! Se vuoi essere cittadino italiano, beh, lo devi volere, te lo devi sudare, te lo devi meritare, e quando la cittadinanza ti viene data, beh, si deve celebrare. Da noi funziona così. Da noi funziona così. La cittadinanza non è un diritto, è un premio per chi rispetta le nostre regole, le nostre leggi e la nostra identità. E lo voglio dire un'altra volta. Se vi sentite offesi dal crocifisso o dal presepe, beh, non è qui che dovete vivere. Il mondo è grande ed è pieno di nazioni islamiche dove non incontrerete un crocifisso, perché i cristiani vengono perseguitati e le chiese vengono rase al suolo. Ma qui noi difenderemo quei simboli, difenderemo quelle chiese, difenderemo la nostra identità, difenderemo Dio, patria e famiglia, e fatevene una ragione! Allora, forse possiamo fare un primo commento di queste parole di Giorgia Meloni, Daniela Preziosi e Alessandro Campi, e poi ho visto che con Giovanni Marinetti c'è Franco Bechis, andiamo poi da loro anche. Allora. Ma ciascuno sta un po' recitando la sua parte, lei con questo finale, questo adesso abbiamo sentito Dio, Patria e Famiglia, sta facendo, lei, Giorgia Meloni, sta facendo il comiziaccio un po' alla sua maniera, insomma, così. Non c'è, mi sembra che tutti stiano riconoscendo che la parte trainante di questa destra che c'è, che centrodestra, perché Berlusconi si è solidamente attaccato a questo vagone, il suo vagone a questo treno, e lei mi sembra che sia invece ritornata dentro, lei che poteva avere un'ambizione comunque maggiore, ritornata a coprire la parte della destra radicale, del Dio, Patria, Famiglia, della destra non laica, non diciamo progressiva, si è messa un po' in quella, al momento si è messa proprio in quel segmento, come dire, faccio la mia parte ma lascio a Salvini la parte del
del conduttore. Invece è molto più interessante, mi sembrava, il discorso di Berlusconi, che oltre a attaccarsi bene a questo treno e spiegare che chi esce finisce nelle mani della sinistra, che per lui deve essere il massimo, diciamo, di cosa terribile che può succedere al mondo, però insomma ha rivendicato fortissimamente il proprio ruolo, come dire: è vero che Salvini è il capo, è quello che in questo momento ha il maggiore favore dei sondaggi, dei voti anche, però insomma senza la nostra presenza non si fa proposta di governo. Ecco, questo mi è sembrato la parte di governo assicurata da Berlusconi, chissà se anche l'ancoraggio all'Europa. Questo poi e quello è un altro, però mi sembra quello è un altro l'argomento, tema, e per adesso l'argomento non c'è, cruciale che è... però per il momento è evitato, e dovremo sentirlo nelle parole di Salvini, anche sì, però, se ci sarà o no. Secondo me quello cruciale Salvini l'ha già, diciamo, indicato. L'ha già indicato. Allora, Alessandro Campi, mi pare che stiamo vedendo comunque nello schema di tutti gli interventi l'idea che c'è una maggioranza, diciamo, di popolo, la maggioranza reale, come dicono le veline anche, no? Ma in questo caso sono anche importanti le veline, la maggioranza reale contro la minoranza al governo. È questo che stiamo vedendo, il racconto che fanno le opposizioni. Vabbè, questo è un tema retorico vecchissimo, insomma, il paese reale che conta più del paese legale, che però... Però qui nella presentazione di un'operazione di governo... Sì, in questo caso forse corrisponde anche ai numeri, se i sondaggi sono veritieri. Dopodiché, al solito, siamo una repubblica parlamentare, di conseguenza nessuno non discute c'è nessuna la legittimità eccetera, eccetera. Non è di questo che parliamo. Non riapriamo assolutamente questo capitolo. È difficile commentare comizi di piazza, perché è chiaro che prevale la retorica, prevale l'enfasi, ognuno, diciamo, si è ritagliato il suo spazio, la stessa cosa immagino farà Salvini. Io insisto però sul dato politico. I tre leader che oggi parlano insieme sono venuti qualche giorno fa in Umbria, dove c'è appunto in corso una campagna elettorale. Ricordiamo che Alessandro Campi insegna all'Università di Perugia, sì, no, quindi è anche un po' insider, per vita vissuta, mettiamola così. Però appunto le cronache narrano, molto fresche, che i tre non si sono quasi parlati e che in quel contesto Salvini ha ripetuto che il centrodestra non rinascerà per come l'abbiamo conosciuto, è una formula esaurita. Ora, quello che stiamo assistendo oggi, quello che stiamo vedendo, invece è esattamente il contrario. Non è la rinascita del centrodestra, però è il mantenersi di quel progetto politico, ovviamente con rapporti di forza modificati, ma soprattutto Berlusconi ci sta dentro, tu hai pienamente ragione. Noi abbiamo discusso fino a ieri dei malumori di Brunetta e della Carfagna. Ecco, c'è immaginando una foto, che eccola potessero... qui, che stanno Berlusconi con Salvini nel retropalco, eccola qui. Appunto, parlando di quei malumori, abbiamo immaginato che potesse essere rappresentativi di una linea politica centrista, desiderosa di sganciarsi da Salvini per dar vita a qualcosa di diverso. Berlusconi non sta in questa partita, magari fra qualche settimana scopriremo che Mara Carfagna ha deciso di seguire un suo percorso autonomo e avvicinarsi... Mara Carfagna, che era ostile alla manifestazione, lo riassumiamo dichiarato apertamente, per chi non avesse seguito, con una tempistica non propriamente felice, perché insomma in campagna elettorale non si fanno regali agli avversari, ma questa certo. È una regola che evidentemente non conosce. Ma detto questo, è un percorso individuale. Il capo di Forza Italia, per capirci, cioè quello che veramente controlla il partito e decide la linea, ha detto che lui starà nel centrodestra, perché questa è la formula vincente. In una logica, come tu accennavi, di bipolarismo rinascente, questa manifestazione va vista specularmente a due cose. Da un lato la Leopolda, quindi due leader che si parlano a distanza, immaginando che saranno loro i leader del futuro, i due Mattei, e due campi che si stanno ricreando, il centrodestra da un lato, ma anche un centrosinistra. Ormai è chiaro che... tra PD e Movimento 5 Stelle c'è qualcosa di più di un incontro tattico o contingente. Si sta pensando seriamente di trasformare quell'alleanza in un accordo politico più vasto. Ma se questo dovesse succedere, si riconfigura il campo politico. Un centro-sinistra nuovo e un centrodestra nuovo, con magari protagonisti in questo caso un po' più consolidati sulla scena, ma con rapporti di forza chiaro. Totalmente allora, nuovi. Abbiamo un stacco pubblicitario tassativo, di quelli tassativi. Devo chiedere scusa a Franco Bechis, soltanto due minuti e poi ripartiamo dalla piazza, da Marinetti e Bechis. Restate con noi.
Allora, subito in piazza c'è la Giorgia Meloni che sta terminando il suo intervento durante la pausa pubblicitaria, è rimasta più o meno sui contenuti che vi abbiamo già fatto ascoltare e anche commentati, ha aggiunto alcune aree tematiche che vanno sulla questione del governo, come tutto proiettato sulle tasse, il governo delle tasse, però vorrei andare subito in collegamento, come avevamo promesso, da Giovanni Marinetti che ha Franco Bechis, il direttore del Tempo, che è in piazza. Allora, come ti sembrano questi primi interventi, Franco? Beh, gli interventi erano, diciamo, quelli da comizio, normali, che stanno, adesso la Meloni sta scaldando abbastanza la gente, io ero in mezzo alla gente mentre parlava Berlusconi, no, onestamente non lo stavano ascoltando, diciamo che non l'han fischiato, ma non è ci sia stato un tripudio per Berlusconi. La piazza è essenzialmente della Lega, c'è tanta gente che è venuta giù dal Friuli, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, si vede, cioè, la Lega aveva detto non portate tante bandiere, ma parlando con la gente sono quasi tutti leghisti. C'è qualcuno della Meloni, infatti comunque la Meloni sta scaldando adesso la piazza con quello che è un comizio tradizionale. Insomma. Possiamo dire che è una piazza, anche se è una parola che non si è sentita oggi, dall'animo sovranista? Sì, può essere dall'animo sovranista, a sentirli avevano anche voglia di fare un po' di festa dopo un'estate che qualche lacrima ha fatto versare evidentemente. È anche stato un modo gioioso di trovarsi, infatti è una piazza tranquillissima fatta da gente comune, da pensionati, da gente normale che potresti incontrare ovunque, non particolarmente politicizzata, sì, ti dicono elezioni, elezioni, perché è uno slogan che ovviamente funziona, però non così calda. Alessandra, facendo un parallelo ci può aiutare anche Campi con quella del 2006, ovviamente quella del 2006 la ricordo pure io, sicuramente la ricorda pure il direttore Bechis, era oggettivamente più piena, diciamo era un'altra epoca, però lì nasceva proprio un popolo che era il popolo delle libertà. Qui la vicinanza, almeno tra l'elettorato, tra i militanti, tra Salvini e la Meloni è plastica, mentre Berlusconi ha dovuto resuscitare un po' dei cavalli di battaglia, ha parlato delle cinque sinistre, una delle quali sono i Giuda. La regia sta mostrando le immagini del 2006. Quel tema lì non funziona tantissimo in questa piazza. Eccole qui. Noi stiamo facendole vedere le immagini del 2006. Ecco, noi non le vediamo, però. Di una piazza così che qualcuno ricorderà. Sì, teniamo presente che in quell'epoca c'era anche una finanziaria particolarmente pesante, soprattutto sulle categorie che più sono vicine al centrodestra, le partite IVA, gli autonomi, eccetera, era la famosa finanziaria delle 100 tasse. Questa, diciamo, qualche pasticcio evidentemente mette ancora in maniera molto confusa perché non l'abbiamo visto, quindi non è sedimentato una rivolta fiscale come allora obiettivamente c'era. Un'ultima cosa, Alessandra, poi se vuoi chiedere tu. Berlusconi ha detto siamo tutti indispensabili. Ha un po' abdicato, cioè ormai riconosce anche qual è il ruolo di Forza Italia e il suo. E siamo tutti e ricominciamo insieme il cammino di libertà, un po' per mettere da parte le polemiche che ci sono anche all'interno di Forza Italia. Però il ruolo di Berlusconi adesso è quello del terzo in classifica all'interno del... Adesso, secondo terzo, non lo so, dipende dall'evoluzione. I sondaggi dicono terzo, nel voto reale è stato ancora secondo, stanno lì lì testa a testa con la Meloni. Però, diciamo, riconoscere, non ci vuol molto riconoscere la leadership di Salvini. Oggi noi abbiamo pubblicato sul Tempo una battuta di Osho con Salvini che guarda la Meloni e dice, certo che se non me lo riconosceva lui, che ero il leader. Però in effetti sì, diciamo che è stato un passo di Berlusconi, non gli è così comune farlo, però è l'evidenza dei fatti che Salvini sia il leader del centrodestra. Ma e che il centrodestra insieme sia ancora la... Sì. Scusami, no, volevo sapere che fine hanno fatto. No, dicevo, il centrodestra insieme è in un'Italia che sta ritornando bipolare, cioè ecco. Con Movimento 5 Stelle, PD e centrodestra riunito. Ecco, la sfida è poi quella ed è ancora comunque la forza prevalente del paese anche rispetto alla somma degli altri due. Alessandra chiedeva delle polemiche. Le polemiche tra Meloni e Salvini. Giorgia Meloni era ritornata sulla polemica. Esatto, sul simbolo.
da parte dei leghisti un po' si rivendicava il fatto che erano stati loro a chiamare la piazza, dall'altra si cercava di minimizzare, però credo che insomma anche la Piazza Unita abbia anche fatto scemare un po' quelle polemiche, è una mia impressione? Onestamente sì, e lo stiamo sentendo in questo momento qui, cioè se con Berlusconi era un po' freddina la piazza, con la Meloni è piuttosto calda, c'è un idem sentire perché poi i due leader parlano abbastanza lo stesso linguaggio. Chiaro. Quindi non è il problema di bandiere. Se devo dire, ce ne sono più di Fratelli d'Italia che della Lega. Anche perché siamo a Roma. Sì, di bandiere, insomma, quindi le ha portate. Quindi alla fine i partiti si vedono tutti e tre. Un'ultima, solo una nota di colore. Un momento, scusami Giovanni, soltanto un'ultima, perché vedo che ha finito Giorgia Meloni, lo avete visto dalle immagini, tra poco ci sarà Salvini. Volevo chiedere però ad entrambi, a te e a Bekis, la piazza è la stessa del 2006 nel senso di numeri? È affollata, meno affollata, è comunque un successo dal punto di vista della partecipazione? Posso e poi vado a memoria, era più piena quella del 2006, non si può dire che questa non sia piena, gli organizzatori parlano di 200.000 presenze, magari c'è un po' meno, però oggettivamente la piazza è piena. Sì. Sicuramente. Che secondo me sono molti di più di quelli che erano attesi dalla questura, che erano 40.000. Siamo più vicini ai 100.000, a colpo d'occhio, io ovviamente non li so contare, però sono davvero tanti. Certo, il clima non è il milione, non è quello ma del 2006, e quindi anche la piazza non ha quella rabbia lì. Certo, ecco. E questo mi sembrava che fosse 700.000 per la questura, numeri. No, ma è importante quando si sta lì. Allora, la percezione che ne avete, eravate in piazza anche allora. C'era Daniela Preziosi che però era lì pronta a intervenire sulla questione del bipolarismo. Anche Franco Bekis ha raccontato di una pubblicità dentro, sì, non nostra. Stanno preparando Salvini con tutta una roba, uno staccone non è una per Salvini. No, bipolare interessante per carità, ma tutto dipenderà dalla legge elettorale, perché se la legge elettorale avrà qualcosa di maggioritario, significherà effettivamente rimaginare un'Italia bipolare con il centro sinistra allargato ai 5 Stelle, insomma così, o viceversa se invece si tratterà di incardinare, e questo si saprà già a dicembre. Adesso il Vietnam mi sembra un po' eccessivo, Bekis, però insomma diciamo uno spezzettamento. E sarà allora ingovernabile l'Italia, viceversa ingovernabile. Aspetta, intanto cominciamo a vedere che fanno i partiti. Perché ci vuole sempre il 50 per governare, quindi si metteranno insieme, però bisognerà capire se saranno piccole diciamo formazioni oppure coalizioni, che sappiamo che il Partito Democratico tira verso il maggioritario, ma sappiamo che 5 Stelle e Renzi tirano verso il proporzionale, perché da loro una golden share. Certo, la regia ha opportunamente fatto vedere Alessandra, la coda di quello che abbiamo definito stacco, che era un video che solo per Salvini è stato fatto, certo, con tutti diciamo l'italianità secondo Salvini. Esatto, ecco, mettiamola così. Ed ecco Salvini che sale sul palco, prego Alessandro Campi. Siamo delle scene che dobbiamo assolutamente mostrare. Alessandro Campi, questo convincerò. Nel caso non fosse chiaro chi comanda, però vorrei anche dire che in politica i numeri sono una cosa seria. Vuol dire, cioè. Lo ha detto anche Berlusconi ieri, col 30% è lui il leader. Sentiamo. Quindi anche Giorgia Meloni non si sarà arrabbiata di questo. Non ho motivo per farlo.
Ora sarà interessante notare se nel discorso di Salvini ci sarà un diverso Salvini o e quanto o no, se sarà lo stesso schema anche retorico nel suo intervento. Diciamo non c'è dell'understatement in queste cose, no. Mettiamola così. Siamo proprio alla cosa faraonica, a una faraonica Turandotti. Vediamo che campeggia lo striscione. Grazie flat di cuore. Tax. Per uno che non prima è andato di cominciare, quasi per colpa sua, insomma. È stata male. Ricordata da Maria Giovanna Maglia. Viviamo in un momento storico particolare in cui c'è qualcuno che ritiene che l'eroina dell'Italia sia la signorina Carola. Io preferisco ricordare una grande italiana con le sue parole. Preferisco ascoltare con gioia, orgoglio e emozione la grandissima Oriana Fallaci. Difendere la propria cultura in Italia sta diventando peccato mortale. Intimiditi dall'impropria parola razzista, tutti tacciono come conigli. Da noi non c'è posto per i muezzin, per i minareti e i falsi astemi, per il fottuto chador e per il ancor più fottuto burka. E se ci fosse io non glielo darei. Perché equivarrebbe a buttar via Dante, Alighieri, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, il Rinascimento, il Risorgimento e la libertà che abbiamo bene o male conquistato, la democrazia che abbiamo bene o male instaurato, il benessere che abbiamo indubbiamente raggiunto. Equivarrebbe a regalargli la nostra patria, l'Italia, insomma, e io l'Italia non gliela regalo, no. Io sono italiana, la mia lingua è l'italiano. Quando ascolto l'inno di Mameli, io mi commuovo a udire quel Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta. Parapà, parapà, parara, pa, 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 pa. Mi viene il nodo alla gola. Non mi accorgo nemmeno che come inno è abbastanza bruttino e che lo suonano quasi sempre male. Del resto il nodo alla gola mi viene anche a guardare la bandiera bianca, rossa e verde che sventola. Siamo morti per quel tricolore, Cristo! La mia Italia è un'Italia ideale, quella che io sognavo da ragazzina. Un'Italia seria, intelligente, dignitosa e coraggiosa. Un'Italia meritevole di rispetto. Quello che avevo da dire l'ho detto. La rabbia e l'orgoglio me l'hanno ordinato, la coscienza pulita me l'ha consentito. Difendere. Allora, hanno avuto anche un piccolo problema. Bisognerebbe che i nostri ragazzi leggessero una pensatrice libera. Io vi dico grazie perché date un senso ai sacrifici di tanti. Vi dico grazie perché i protagonisti di questa giornata non sono sul palco. Quello che rimarrà nei prossimi anni di questa incredibile piazza siete voi. Vi ringrazio e vi abbraccio uno per uno. Vedervi da qua è un'emozione senza precedenti. Fatevelo più forte l'applauso, perché veramente c'è gente che si è fatta 10 ore di pullman pagandolo, non come quelli di qualche sindacato che lo paga il pullman per andare in giro per l'Italia. Altro che estremismo, folklore, razzismo, donne e uomini dal volto pulito. Popolo contro elite, il palazzo chiuso a Chigi, nella Leopoldina, a Casa Rousseau, contro una piazza con centinaia di migliaia di persone. Mi dicono che siamo in 200.000, 200.000 volte grazie a tutti voi. E migliaia di grazie anche chi è a casa, che per motivi di salute o di lavoro non può essere qua. E ci sta seguendo, magari non sulle grandi televisioni nazionali che fanno le dirette quando si muove il PD, ma io preferisco che portiate a casa questo entusiasmo voi,
perché voi e noi cambieremo la storia di questo paese. Quindi giornali e telegiornali dicano quello che vogliono. Ho visto che la Raggi ha detto che sono ossessionato. Sì, sono ossessionato dal fatto che voglio per i nostri figli un'Italia sicura e pulita e vorrei anche una Roma più sicura e più pulita. Due incapaci che mi si mettono insieme non fanno un buon sindaco e un buon governatore. Vi chiedo di darci una mano per mandare a casa la Raggi e Zingaretti, che sono una vergogna per Roma, per il Lazio e per l'Italia intera. Il duo è sciagura, Gianni e Pinotto. Poi due perdenti a livello nazionale non fanno un vincente, l'abbiamo già detto. Oggi avete visto su questo palco il buon governo della Lega e del centrodestra. 10 regioni, centinaia di comuni. Fate un applauso a questi sindaci che per qualche euro si battono per le loro comunità. E dove c'è un sindaco della Lega, clandestini non ne arrivano più. Questo sia chiaro. Senza essere dei geni, i nostri governatori garantiscono una sanità efficiente, strade, ospedali e scuole curate, sostegno alle imprese e agli agricoltori, sostegno alle famiglie, asili nido gratis, come qualcuno ricordava. E io ho scelto di aprire la giornata di oggi facendo parlare gli invisibili, i brutti, i cattivi, gli sbirri, donne e uomini della polizia penitenziaria, perché sono stufo che valga di più la parola di uno stupratore rispetto alla parola di un poliziotto. Sono stati arrestati in 6 a Torino pochi giorni fa. Ora, per carità, ho piena fiducia nella magistratura. Possiamo, possiamo già rapidissimamente poi riascoltare Salvini, però già dire qualcosa, la scelta di Oriana Fallaci, della rabbia e l'orgoglio, di presentare in un certo modo questo tema della polizia, non ha maglietta oggi Salvini, ma allora volevo chiedere a entrambi velocemente, così risentiamo però. Magari pensiamo alla stessa cosa. Daniela Preziosi. No, a me fino adesso sembra che stia proprio su un copione già scritto, mi sembra veramente quello che diceva prima Becchi, che stanno facendo festa perché sono ancora, diciamo, perché si devono un po' rassicurare perché hanno preso un bagno. Sto aspettando che però insomma cresca un poco questo comizio, perché al momento siamo veramente su, ha fatto proprio l'elenco di tutte le cose, diciamo, che il discorso standard di Salvini in tutte le piazze. Non siamo al salto di qualità che io penso sia necessario e sono convinta che sta per arrivare, però, perché lui deve diventare, ha fatto, diciamo, la scuola da governante e non gli è andata bene, oggi deve fare l'esame, deve diventare il leader di un partito che cerca, di una coalizione che cerca di andare al governo. Io mi aspetto questo oggi dalla piazza. Se non c'è, è solamente un modo per leccarsi le ferite del Papete, dell'8 agosto. O scegliere una stessa campagna elettorale anche in vista dell'Umbria, cioè senza variazione. Questo Alessandro Campi. Questo ne parliamo forse dopo. L'Umbria subito. È il giro di boa di tutta questa discorso. Certo. Possiamo chiedere, diciamo, ad una manifestazione di piazza quello che una manifestazione non può dare, quindi non può nascere qui la svolta ideologico, politica, programmatica della Lega. Però il percorso, secondo me, è abbastanza ben tracciato. Dopodiché, oggi che si fa? Si certifica, innanzitutto, la ritrovata unità del centrodestra, sottolineo non è poco. E poi anche una piattaforma ideologica sulla quale si può esercitare tutta la forza critica che si vuole. Però consiglierei di non fare troppa ironia, soprattutto dal, diciamo, dal campo avversario. Questa rivendicazione del tema identitario, questa rivendicazione di nazionalismo molto esibita, ma ovviamente siamo in un comizio, in realtà, come dire, intercetta anche a livello di umore popolare un bisogno che la sinistra continua a trascurare, in alcuni casi a considerare un sentimento retrogrado che meriterebbe di sparire dalla rappresentazione pubblica. In realtà è una sua forza intrinseca
Ma non è soltanto un fenomeno italiano, in tutto il mondo la globalizzazione ha portato con sé questo ritorno di tematiche, noi le chiamiamo identitarie, quasi che fosse una brutta parola. In realtà è bisogno di protezione e sicurezza sociale. Salvini su questo ha investito molto, lo ha fatto alla sua maniera. Non può rinnegare questo, è un grandissimo tema politico sul quale, rivisitandolo, rimodulandolo, sicuramente il centrodestra ricompattato avrà molte carte da giocarsi. Naturalmente qui scontiamo delle differenze, diciamo, proprio certo, di impostazione ci sta, naturalmente io sono un pochino più materialista, che devo dire, è un grandissimo tema. Un discorso materialista. Sentiamolo. È un tema identitario, ma è un tema di bisogno di sicurezza sociale. Certo. E se senti dei parlamentari del PD che discutono, beh, non è così sbagliato. Adesso tocca agli anziani, domani a chi tocca? Domani non facciamo votare i disabili. Qui c'era naturalmente con Beppe Grillo sulla proposta di non far votare gli anziani, proposta provocazione. No, che a lui piace. Settimana scorsa ho avuto la fortuna di avere un confronto televisivo con il signor Renzi e ho scelto di non mettermi al suo livello. Qui sta dicendo che ha perso il confronto. Lui ha insultato per un'ora il genio incompreso. Lui che ha risolto i problemi del mondo e c'ha il 3%. Io ho scelto di parlare di futuro, di lavoro, di pensioni, di agricoltura, di scuole, di strade, di ospedali, perché gli italiani ci pagano non per insultare il prossimo, ma per risolvere i problemi, anche perché se avessi voluto attaccare avrei cominciato salutando la mia mamma e il mio papà che sono a casa incensurati. E ne approfitto per salutarli oggi, che hanno un figliolo un po' strano che però si batte per il suo paese finché campa. Ciao mamma, ciao papà e grazie per avermi messo al mondo con tutti i miei difetti. Buon governo! Efficace, cioè ciao mamma, e siamo proprio, si sta identificando con un certo tipo di pubblico. Buon governo! Efficace, su. Vedo fare in fretta perché giustamente qua c'è gente concreta che mi dice va che mi parte il pullman. Chi è che ha detto che è vero? E stai qua a dormire. Pensate che a proposito di civiltà ci fanno pagare, mi fanno pagare 9.000 euro per la raccolta differenziata e la raccolta dei rifiuti in questa piazza. Ora io sono convinto che voi andando via lascerete questa piazza più pulita di come l'avete trovata. Mi piacerebbe che la Raggi fosse ugualmente attenta 365 giorni all'anno per togliere i rifiuti che si accumulano per le strade di Roma, visto che la pagano per questo, la signora Raggi, però fatemi dire che oggi sono felice perché poliziotti e carabinieri in servizio sono qua, sorridenti, perché sanno che quando in piazza ci siamo noi, loro sono nostre sorelle e nostri fratelli. E questa è la differenza. Pensate che Repubblica oggi ha scritto negozi chiusi per paura di incidenti. Poveretti. Poveretti, non hanno più Salvini al governo su cui sparare, quindi hanno il governo Gianni e Pinotto, quindi devono inventarsi nemici anche laddove non esistono. Io vi dico che sono contento di aver fatto un anno di esperienza al governo perché ho dimostrato agli italiani la differenza fra i chiacchieroni e quelli che fanno. Ci hanno spiegato per anni che sull'immigrazione non si poteva fare niente. Per un anno porti chiusi in Italia e per un anno arrivava solo chi aveva il permesso di arrivare. E visto che siamo in San Giovanni e magari domani qualcuno dirà messa, come è capitato, dicendo che chi vota Lega è un assassino e non può dirsi cristiano, io penso che chi davvero
applica gli insegnamenti del Vangelo e della Bibbia sia colui che evita che questa gente si metta su un barcone in mano agli scafisti. Meno partenze, meno morti. Quelli che permettono le partenze sono quelli che poi fanno la genuflessione ma hanno la coscienza sporca e migliaia di morti sulle spalle. Al governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue. Più partenze, più problemi, più morti. E noi al governo, di questo sono sicuro, e questa piazza ce lo racconta, torneremo e torneremo presto dalla porta principale, senza trucco e senza inganno. Buon governo significa valorizzare comuni e regioni, significa applicare le autonomie previste dalla Costituzione. Autonomia significa premiare il merito e mandare a casa gli incapaci. E l'autonomia fa bene soprattutto ai cittadini del Sud. E penso ai 40.000 calabresi che ogni anno devono scappare dalla loro terra per andare a farsi curare in altre regioni italiane. Autonomia significa mandare a casa gli Emiliano, i De Luca, i politici incapaci del Sud che hanno rubato voti per anni dimenticandosi della gente di Puglia, di Calabria, di Campania. A casa, a casa. Questo è. Autonomia fa rima con sovranità. Voglio vivere in un paese libero, in un paese dove si governa senza aspettare la telefonata della Merkel o di Macron. L'Italia agli italiani. L'Italia governata da italiani per gli italiani. Rivedendo il fiscal compact, rivedendo le regole sulle banche, rivedendo il patto di stabilità. Adesso ci sono arrivati tutti. Adesso tutti si sono accorti che questa Europa non funziona e bisogna cambiarne le regole. Io ricordo chi in passato diceva, ed è vero, quando vedi la tua verità fiorire sulle labbra del tuo nemico devi gioire, perché è il segno della tua vittoria. Vuol dire che aver tenuto duro paga. Se ha detto tutti si accorgono che l'Europa va cambiata, è per merito vostro. È per merito vostro, che per anni siete stati accusati di essere fascisti, nazisti, razzisti, sovranisti, populisti. Questa non è una piazza di estremisti, è una piazza di italiani orgogliosi di essere italiani. Ecco la svolta. Però questa è una piazza che se fossimo al governo non permetterebbe lo sterminio del popolo curdo. Manderò alla signora Merkel, a Macron, alla signora Ursula e a Giuseppi il libro La masseria delle allodole, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio, e il regime turco non ha perso il vizio di sterminare le minoranze che vivono nella sua terra. Prima i cristiani, poi gli armeni, poi i curdi, non in mio nome. Non è una guerra in nome del popolo italiano. E poi saremmo noi pericolosi e violenti. E se l'Europa avesse dignità, domani mattina cancellerebbe il processo per l'adesione della Turchia all'Europa. È semplice follia pensare che la Turchia possa entrare in Europa. Preferisco ragionare con la Russia o con Israele, mai con la Turchia, mai con un regime islamico. Certo che finché l'Europa è pagata dai signori Soros, bene fa Viktor Orban a difendere il diritto al pensiero libero del suo popolo. E arrivi un abbraccio al popolo ungherese, al popolo polacco, ma anche al popolo tedesco e al popolo francese, che meritano un destino diverso. Noi vogliamo essere amici, ma non servi.
amici di tutti, schiavi di nessuno. Questa è la differenza fra noi e la sinistra. Amici di tutti, ma schiavi di nessuno. E quindi un pensiero al popolo catalano, un pensiero al popolo britannico, terre dove il voto conta. E a proposito di voto, un abbraccio al popolo umbro che domenica prossima, dopo 50 anni, libererà la terra di San Francesco, San Benedetto, dall'occupazione della sinistra. Forza Umbria! L'Italia conta su di voi, il mondo di donne e uomini liberi conta su di voi. Naturalmente abbiamo adesso parecchio materiale, anche sia sul fronte Europa, anche se Alessandro Campi, onestà, forse si è sentito onestà, in fuori onda, onestà, aveva così, notava bene, che in realtà qualche correzione c'è, però insomma, sì, tutto sommato... I piccoli accenni che fanno capire, secondo me, che Salvini... si è posto quantomeno il problema di aprire una fase nuova, la fase, come dire, del papete, la chiamiamo così per comodità, non gli ha portato fortuna e soprattutto politicamente si è dimostrata assolutamente sterile. Con la crisi di governo ha raggiunto l'acme del consenso ma anche l'acme dell'impotenza politica. Ecco, qui sentiamo un momento perché, scusami Alessandro, perché c'è l'attacco al PD in Umbria. E come sono stato orgoglioso di dimostrare la concretezza della Lega in un anno di governo, non solo sull'immigrazione, ma ad esempio restituendo il diritto alla vita, grazie a quota 100, a centinaia di migliaia di italiani, cancellando l'infame legge Fornero, una delle leggi più assurde votate nel dopoguerra. Daniela Preziosi, legge Fornero che in realtà non è stata veramente cancellata, ma quota 100 però è una questione che adesso sta scuotendo anche. Sì, senz'altro, però appunto cancellando la legge Fornero, lui ha detto persino infame, parola che è difficile anche a pronunciare, significa, racconta quanto è un comizio questo qua pieno di propaganda e di cose, come quando ha detto che non arrivavano più i migranti nel corso del suo, che i porti erano chiusi, non è vero, erano aperti, perché lui stesso poi qualche mese fa ha raccontato che effettivamente lui si concentra sulle barche delle ONG, ma nel frattempo arrivavano gli sbarchi fantasma e barchini. Sta facendo un comiziaccio, diciamo così. Io non ci trovo ancora, anche se penso che lui debba fare un passaggio. Il passaggio che deve fare era far capire che lui è il leader e che, diciamo, la sberla che ha preso ad agosto è stata assorbita e quindi si è rimesso in piedi come leader. Questo senz'altro, e questo lo dimostra anche con qualche enfasi di troppo. Quel vincerò è un po' mediocre, nel senso che... quella era Turandot, ecco, insomma. Qui siamo alle tasse, però. Che... Sì, ecco, finalmente che parli almeno della manovra. Euro 3, euro 4. Come se chi in questa piazza ha un'auto, un furgone, euro 3, euro 4, fosse un simpatico nostalgico che non compra la macchina nuova perché ci gode ad andare in giro con la macchina vecchia. Forse chi ha l'euro 3 e l'euro 4... ce l'ha perché non hai soldi per comprare la macchina nuova o il trattore nuovo o il furgone nuovo, e solo un cretino può pensare di tassare questi italiani, un cretino o uno che non ha mai lavorato. Per A. Giuseppi faccio rispondere da Luigi Einaudi, non da Salvini, che è brutto e cattivo. Luigi Einaudi, con quello che scrisse sul Corriere della Sera, che allora era il Corriere della Sera, nel 1907, che i contribuenti combattano una incessante battaglia contro il fisco, un secolo fa, è cosa risaputa, ed è nella coscienza di tutti che la frode fiscale non potrà essere considerata come gli altri reati finché le leggi tributarie rimarranno quali sono, vessatorie e pesantissime. Qual è la soluzione? Ridurre le aliquote per indurre i contribuenti a miglior consiglio o per ridurre il premio alla frode.
L'unico modo per combattere l'evasione fiscale non è lo Stato di polizia, ma è abbassare le tasse agli italiani. Altri sistemi non ne esistono. Solo un cretino può pensare di combattere l'evasione fiscale perseguitando il commerciante, l'artigiano o la partita IVA. Noi questo lo faremo tornando al governo. Quella di oggi è una piazza che guarda al futuro. Le Leopoldine e gli incontri di Zingaretti, di Conte e di Di Maio guardano al passato. Si stanno scannando da un mese. Oggi ho letto Surreale, la Boschi, che ha denunciato il PD è il partito delle tasse. La Boschi. Ma eri nel PD fino all'altro ieri. Qua bisogna stare velocissimi e attenti, perché escono, entrano dal PD come se fosse un istituto di cura. Esce Renzi, entra la Boldrini. Esce Tizio, entra Caio. L'unica cosa che non mollano è la poltrona. L'unica certezza è quella. Noi siamo testoni. E quindi l'Italia che sogna è quella che abbiamo portato a casa con concretezza. Pensate alle Olimpiadi del 2026, che porteranno in Italia soldi, investimenti, giovani, lavoro e turisti. Se fosse stato per i 5 Stelle non ce l'avremmo mai fatta. Io ringrazio Luca Zaia e Attilio Fontana, che con la loro testa dura hanno portato l'Italia a vincere nel mondo, a essere l'Italia degli Enzo Ferrari, di quelli che vincono senza chiedere niente a nessuno. Lavoriamo per un'Italia dove vinca il merito, anche a scuola e in università, dove vinca il merito fra gli studenti, ma dove vinca il merito anche nell'assegnazione delle cattedre ai professori. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Un'Italia che si arricchisca grazie a un'immigrazione controllata e qualificata, perché quando scriviamo prima gli italiani, se lo mettano in testa i giornalisti radical chic, per me sono italiani donne e uomini che sono arrivati dall'altra parte del mondo con i documenti in regola, che pagano le tasse, portano rispetto e mandano i figli a scuola. Mie sorelle e miei fratelli, non mi interessa il colore della pelle, mi interessano le persone per bene e le persone per male. È questo. Pensate che un candidato della sinistra in Umbria ha detto che chi vota Lega non può dirsi cristiano. Perdonali, Signore, perché non sanno quello che dicono e quello che fanno. E l'unica risposta è il perdono e la preghiera per queste anime perse. E quindi vi invito a applicare il detto evangelico di pregare e lavorare anche per i nostri nemici e per i nostri avversari. Accoglienza nel rispetto, e quindi, come hanno detto Silvio, come hanno detto Giorgia, lo ripeto io: casa mia è casa tua se scappi dalla guerra, ma se arrivi a Roma e inizi a dire non mi piace San Giovanni, non mi piace il presepe, non mi piace il crocifisso, torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché non siamo noi a dover cambiare modo di vivere, di essere e di ragionare. I nostri simboli non si toccano. Allora, io vorrei rientrare un momento in studio, sempre con questi commenti un po' flash, poi faremo un'analisi più compiuta dopo, perché mi sembra che ci siano stati dei passaggi importanti invece nel dibattito politico proprio di queste ore. Intanto la citazione di questa frase di Maria Elena Boschi, il PD partito delle tasse, che però, come dire, deve aver questo tema delle tasse ha un po' preoccupato tutti, perché le agenzie sono anche piene di dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte, che si sta affrettando a dire che, insomma, le partite IVA, che non è il partito delle tasse, che le partite IVA, le mini, quegli interventi che aveva fatto il governo giallo-verde a favore delle mini partite IVA, in realtà poi, insomma, non è un nemico, le partite IVA non sono un nemico, insomma.
Evidentemente tutti sono preoccupati. Un clamoroso caso di fuoco amico in piena manovra. La Leopolda sta facendo campagna elettorale contro per prendersi, diciamo, gli elettori dalla propria parte. Insomma, un fatto clamoroso. Aveva promesso. Anche Di Maio che sta. E anche Di Maio. Adesso cominciamo con Boschi, poi diciamo anche Di Maio. Però insomma, è clamoroso. I comizi che si stanno adesso svolgendo nel frattempo da Leopolda sono clamorosamente rivolti al popolo già del centrosinistra. Quindi non per cercare un po' da fuori, ma per azzoppare il Partito Democratico. Insomma, è una maniera un po' tafazziana di fare di consolidare il proprio 3%. Ma Salvini chiede a Alessandro Campi: può mantenere la presa su quell'elettorato lì, piccoli imprenditori, le partite IVA, cioè quella parte lì, l'elettorato che sembra essere preoccupato di perdere anche Di Maio con quelle dichiarazioni, pesci grandi, pesci piccoli? In parte è un elettorato storico della Lega, in parte rischia di... Qui intanto ci sono le proposte che stanno facendo in chiave istituzionale. Di portarlo ancora di più dalla sua parte, perché appunto è chiarissimo da quello che sta dicendo Salvini che lui ha in testa che cosa? Un partito nazionalista, un partito d'ordine. Non sono parolacce, quindi appunto ripeto, attenzione a liquidare queste cose come cattiva politica. Un partito che sta dalla parte del popolo, un partito che si intesta che cosa? La rappresentanza politica di chiunque abbia una forma di disagio sociale, il piccolo imprenditore, l'esodato. Ha fatto una scelta retorica che però politicamente credo che funzioni molto molto bene. Ci mette sopra anche una bella citazione di Einaudi, chiarisce che questa non è una piazza estremista, anche come risposta alle polemiche alle quali noi non abbiamo fatto riferimento, ma insomma per due giorni non si è parlato altro che della possibile presenza di Casa Pound a questa manifestazione, che c'è Casa Pound, che però mi sembra di poter dire che è politicamente rilevante come questione. Salvini sta faticosamente, non sarà semplice, cercando di costruire una Lega a misura delle sue ambizioni di governo, visto che quella precedente non ha funzionato in quella direzione. Questa è perlomeno la mia impressione. Se poi ci riesca è tutto da vedere, però, ma è un percorso anche complicato. Daniela Preziosi ancora non vede il tentativo, diciamo, no, perché questa è già la Lega con cui Salvini, questa la Lega del buon governo, lui ha insistito molto sul buon governo, sì, però è già la Lega che ha fatto passare Salvini dalle percentuali più basse fino al 30%, cioè non c'è un salto di qualità ancora in questa. Sentiamo in se per già, caso il salto di qualità l'ha già fatto, è arrivato al 34%. Sentiamo se c'è qualche cosa di diverso ancora nei toni e nel riassumere. C'è stato negli attacchi al Movimento 5 Stelle, dalla piazza è salito un buffoni, c'è stato un controvaffa all'indirizzo, per usare naturalmente un'abbreviazione che invece non c'era nella piazza, nei confronti di Beppe Grillo, e quindi questo tema, diciamo, del passaggio e trasformismo ovviamente c'è. Sentiamo ancora Salvini. Della convivenza civile alle ragazze e ai ragazzi, perché no, come stanno facendo tanti altri paesi europei, reintroducendo alcuni mesi servizio civile, servizio militare per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, con nozioni di pronto soccorso, di protezione civile, perché lì non ci sono belli e brutti, bianchi e neri, ricchi e poveri, ci sono rispetto, regole, ordine e disciplina, che fanno solo bene ai nostri ragazzi. Ed è per questo che, come quando andavo a scuola io, mi piacerebbe che i nostri bimbi e le nostre bimbe, e un applauso, ne ho visti una marea, alle bimbe e ai bimbi che ci sono in questa piazza, e grazie alle mamme e ai papà che hanno portato i loro bimbi a sorridere in questa piazza oggi. Grazie. La piazza dei bimbi, delle mamme, dei papà, dei nonni. Gente molto più sveglia di Beppe Grillo. Bimbi che anche lì, magari qualcuno dice, vuole tornare al passato. No, guardo al futuro. I bimbi che per essere tutti uguali e non far distinzione fra il figlio dell'operaio e il figlio del grande imprenditore, magari con il grembiulino, vanno in classe senza guardare chi ha la felpa da 300 euro e chi ha la felpa da 15 euro presa alla bancarella del mercato. Ne abbiamo da fare. Abbiamo qualche mese da pazientare, però vi invito a portare pazienza. La calma è la virtù dei forti. Questo periodo ci serve per studiare, per incontrare,
per ragionare. Possono scappare dal voto per qualche mese, ma non per tutta la vita. Si vota in Umbria, si voterà presto in Calabria, in Emilia-Romagna, in Toscana, nelle Marche, in Puglia, in Campania, in Liguria, in Veneto. Italiani sulla testa. Le vinciamo tutte e nove e li mandiamo a casa. Le vinciamo tutte e nove e li mandiamo a casa. E al governo ci torna chi ha dimostrato di saper governare. Andrei avanti all'infinito, ma non voglio abusare della vostra pazienza. La prossima volta non so quali altre piazze scegliere, perché quando abbiamo prenotato Piazza San Giovanni c'era qualche intellettualone che diceva non la riempiranno mai. Era la piazza della CGIL, era la piazza di Luciano Lama, era la piazza del Primo Maggio, la piazza di Berlinguer. Io sono contento di essere qua e sono convinto che in questa piazza ci sono anche tante donne e tanti uomini che magari una volta votavano a sinistra, ma che adesso sono in questa piazza perché nelle sedi del PD ci sono più banchieri che operai, ci sono più finanzieri che insegnanti, precari, agricoltori o commercianti. Viva la libertà! Viva voi! Chiudo con un insegnamento di Don Gnocchi. La vittoria è sempre nel pugno di pochi. Provare a preparare questa pattuglia di eroi è il segreto di ogni vittoria. Noi oggi non siamo pochi. Noi oggi siamo una marea umana dotata di testa, di cuore, di fede, di anima, di cervello. Io vi chiedo di portare da domani in avanti nelle piazze italiane, nelle scuole, negli ospedali, nei negozi, sui treni, la certezza che noi riprenderemo per mano questo splendido paese senza aspettare gli ordini che arrivino da Berlino e da Parigi per dare ai nostri figli l'Italia che ci hanno lasciato i nostri padri e i nostri nonni. Bella, orgogliosa, libera, sovrana. Viva il futuro, viva Piazza San Giovanni, viva la Lega, viva l'Italia, viva la libertà e la democrazia. Grazie, grazie, grazie di cuore. Per voi, per i miei figli e del mio paese, se serve, do anche la mia vita. Grazie a tutti. Allora, ecco, si è concluso l'intervento, ovviamente con queste parole vibranti, senza però ricordare né Giorgia Meloni né Berlusconi nella parte finale dell'intervento, ma ne parliamo dopo, pubblicità, e commentiamo con i nostri ospiti. Restate con noi. Allora, di nuovo in onda sono le immagini della conclusione della manifestazione, mentre eravamo in pubblicità la foto di gruppo, così un po' con malizia si era detto, non ha evocato, non ha nominato Berlusconi e Giorgia Meloni, però poi alla fine c'è stata la foto di insieme sul palco. Questo è il bagno di folla di Salvini e va bene, la manifestazione è ovviamente salvinocentrica. Allora vado da Giovanni Marinetti. Giovanni, sulla conclusione di questa manifestazione, qual è il clima e anche se ci sono stati poi o no polemiche, questioni relative alla presenza di Casa Pound? Guarda, per il dibattito che farete dopo ti voglio lasciare due impressioni. La prima è sul Movimento 5 Stelle. Sia durante il discorso di Giorgia Meloni che durante quello di Matteo Salvini, per due volte la piazza ha mandato un vaffa a Grillo, proprio gridando Grillo, Grillo, vaffa. Ed è questo il ritorno un po', era da un po' che insomma Grillo non ritornava centrale anche nella piazza avversaria,
E l'altra cosa è questo riferimento di Salvini alle macchine Euro 3, Euro 4 che fa molto gile gialli, quindi ruba un altro tema ai 5 Stelle. E l'ultima è la roadmap sulle nove regioni, cioè come diceva la Preziosi, questa è la manifestazione del dopo Papete e quindi c'è una roadmap e tutti e tre gli attori, quindi Meloni, Salvini e Berlusconi, sanno che per tornare al governo devono vincere, non dico tutte e nove le regioni, ma quella è la mappa e devono rimanere insieme. Su Casa Pound loro si sono mossi come al solito molto compatti, solo con bandiere tricolori, quindi niente simboli di partito, dalla sede che è qua vicino, a poche centinaia di metri, a Piazza Vittorio. E noi non eravamo lì, molti colleghi però, perché sono entrati dall'altra parte della piazza, quando sono arrivati la piazza era già piena. Si sono, si sono mischiate alla piazza, non c'è stata la percezione per ora, che fossero arrivati. Non tracce, ecco, di tensione. Ti devo interrompere. Pubblicità rapidissima, restate con noi e commentiamo, analizziamo il discorso di Salvini. Allora, di nuovo in onda, abbiamo sentito quasi integralmente gli interventi di Berlusconi, di Giorgia Meloni, di Salvini, naturalmente quello conclusivo più lungo e più anche di autoinvestitura e anche di investitura, perché ieri lo ha fatto Berlusconi al leader del centrodestra, se ci sarà uno schema, se resisterà uno schema di bipolarismo. Naturalmente abbiamo sentito i contenuti salienti, gli attacchi al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle, una piazza che, nella quale non si registrano incidenti, ce l'ha detto anche Giovanni Marinetti, una piazza piuttosto tranquilla, e naturalmente da qui è partita la sfida, il mandiamo tutti a casa di Salvini, con il mito o il sogno classico di queste manifestazioni anche nella storia del centrodestra, della spallata, il sogno, insomma, c'è un po' questa mitologia, come se fosse possibile dalla piazza, però sicuramente è una piazza che è anche in campagna elettorale, perché si vota in Umbria. Questo per riannodare rapidamente qualche filo e poi consegnarlo ai commenti dei nostri analisti Daniela Preziosi e Alessandro Campi. Daniela. E in realtà è una spallata che, come diceva Giovanni dalla piazza, è una spallata in più tappe, raccontata in maniera soft, cioè lui dice prima le vinciamo le elezioni, mentre adesso è chiaro che quello che succederà in Umbria la prossima settimana sarà determinante, perché se è la prima volta che scusate, 5 Stelle e PD si presentano insieme, benché coperti da un candidato civico, se quell'ipotesi di alleanza di cui molto si discute in questi giorni e che molto tormenta il Partito Democratico funziona, dà un buon risultato, è un discorso, se invece vince la Lega è un altro, insomma non credo che ci siano immediati ripercussioni nel governo, però insomma è qualcosa più scricchiola. Comunque lui ha dato veramente una roadmap quasi governativa, quasi istituzionale, cioè non una roba di assalto a questa maggioranza che attualmente governa, e in questo, anche se mi sembrava che tutto sommato i temi che lui ha usato sono i suoi soliti, le sue solite cose, dopodiché mi sono resa conto che prendendo gli appunti e unendo i puntini, per cui di una cosa che stavo scrivendo ma non mi rendevo conto di scrivere, tra il ciao mamma, il servizio civile, i fratelli neri, che ha sempre detto in realtà, senza ricordarsi che per sapere se uno scappa dalla guerra o no deve almeno fargli toccare il porto, insomma, e deve sapere chi è, insomma, altrimenti non si può vedere dalle navi, non è che ci sono le navi di chi scappa dalla guerra e di chi scappa invece dalla siccità. Comunque poi l'insistere sui bimbi, su una piazza di famiglie, tirare sulla testa, insomma, slogan molto popolari, questo è un film, insomma, sulla testa, mi sembra che è anche tutto sommato uno spazio meno forte al tema dell'immigrazione, che fino adesso è stato il cavallo di battaglia del soffiare sulle paure dei diversi, dei disordini, di queste cose qua. Mi sembra che forse un riposizionamento, che Dio mi perdoni, voglio dire, nazional popolare, Dio e Gramsci mi perdonino, mi sembra che effettivamente si possa un poco segnalare, cioè un Salvini meno inquietante, meno imprenditore della paura e più più popolare, appunto, più familiare, meno truce, meno possiamo dirla così, meno questione migranti paura, Alessandro Campi, più tema tasse,
rappresentare un mondo e anche un'Italia che è quella, appunto, lo dicevamo anche prima, alla quale guardava anche il Movimento 5 Stelle, che sembra che potrebbe essere spaventata dalle prime mosse del governo giallorosso. Allora, innanzitutto un po' avevo ragione allora, che forse qualcosa oggi è iniziato. Ma noi lo stavamo aspettando, io dicevo che aspettavo la svolta, l'aspettavo. In effetti, unendo i puntini, è vero, era che viene fuori un quadro. Daniela Preziosi voleva, sì, voleva sì, un po'. Volevo un quadro interessante. Sono un'anacronista. Tu avevi in questo momento la cosa che mi sembra di poter dire è che gli avversari stanno lavorando per Salvini, regalandogli temi di battaglia che hanno tra l'altro una grandissima presa popolare e quindi anche elettorale. Il Movimento 5 Stelle, con la scelta che ha fatto di restare al governo, di fare un accordo col Partito Democratico, inevitabilmente ha consegnato a Salvini che cosa? La battaglia antisistema. Lui ha esordito dicendo il popolo e l'elite, cioè proprio, come dire, populismo nella sua quintessenza, rivendicato come tale. Noi siamo dalla parte del popolo, laddove il popolo è fatto soprattutto di persone semplici che vivono problemi reali, e poi ci stanno quelli che appunto parlano senza conoscere la vita vera. Il Movimento 5 Stelle era cresciuto su questa battaglia, oggi chiaramente è meno credibile, quindi Berlusconi, Salvini, che prima giocava solo la carta dell'immigrazione, si è vista regalata la carta dell'antipolitica, no? Della battaglia contro la casta in qualche modo. Poi è arrivata l'altro regalo, questo forse ancora più redditizio, sulla questione delle tasse, che consente a Salvini di fare due operazioni. Da un lato, appunto, di bersagliare il governo. Siete nemmeno il governo delle tasse, ma il governo delle micro tasse, no? State cercando dei piccoli espedienti per non aumentare l'IVA, aumentando un po' le tasse, ma appunto, come diceva Totò, essendo la somma che fa il totale, alla fine gli italiani... italiani ve ne accorgerete, in sostanza. Non solo, ma su questo terreno... Lui conquista definitivamente il centrodestra. Questa era la grande battaglia storica di Berlusconi. Quindi l'elettorato berlusconiano, quando sente parlare di Stato vessatore, di tasse da ridurre, chiaramente va in brodo di giuggiole. Quindi diciamo, in questo momento Salvini è forte anche perché gli stanno regalando un po' tutto, compresa la piazza. Io vorrei dire qualcosa sulla piazza. Della polemica sul Casa Pound, veramente non me ne frega nulla, perché è stata una polemica che... Ne capisco la strumentalità, ma a un certo punto bisognerebbe anche avere la forza di superare i propri pregiudizi. Però è stata raccolta dentro Forza Italia, sì, però, con Mara Carfagna, è stata enfatizzata Brunetta. Ogni oltre misura lecita. La cosa interessante qual è? Il problema della sinistra vera oggi, la dico in maniera brutale, mi interesserebbe anche la tua opinione, è che esiste un divorzio obiettivo tra quel mondo e... quello che un tempo si chiamava senza vergognarsi il popolo. Cioè la sinistra era dalla parte degli ultimi, dalla parte del popolo, e la piazza era un modo anche per raccogliere intorno a sé, come una grande comunità, le persone che stavano con te. Oggi il fatto che appunto, polemicamente, la destra possa dire a Piazza San Giovanni, la piazza di Luciano Lama, la piazza della sinistra, ci siamo noi e voi siete barricati nel palazzo, pone un problema politico serio, che il problema è il PD. Però è già il problema, successo, che secondo me non il credi? PD cioè, è successo anche è successo, nel 2006. Ma adesso siamo arrivati a un punto di non ritorno. Nel 96. Una delle cose che io penso è che il PD ha fatto questa strana alleanza col Movimento 5 Stelle perché ha capito che il popolo sta o con Salvini a destra o col Movimento 5 Stelle a sinistra. Questo... non sta col PD, che è il grande problema politico. Il vice segretario del Partito Democratico usa una formula molto suggestiva, che dice che i 5 Stelle sono la radiografia degli eroi del PD, cioè una specie di calco in cui si vedono gli errori del PD, di quello che ha dato ai 5 Stelle per errore del PD. Quindi sicuramente questo tema c'è, e il distacco non tanto dal popolo, è una parola che io adesso non userei più perché è troppo, ambigua. Diciamo che il distacco intanto dai lavoratori, che era il blocco sociale principale della sinistra, bene, quello senz'altro si è segnalato con una storia di leggi, ma anche una storia di accordi sindacali a ribasso, una storia lunghissima. Sulla questione di Piazza San Giovanni, io, perché sono di Roma e abito lì dietro, vi posso dire che ogni giorno, quasi ogni settimana, o i metalmeccanici o la CGIL o i movimenti riempiono quella piazza, ma per una volta
volta che la riempie la destra, benvenuta a democrazia, e mi sembra una bella, diciamo, manifestazione di partecipazione come tutte lo sono. Quindi sulla questione di Casa Pound invece non sono d'accordo su questo minimizzare questa vicenda. Casa Pound ha fatto quello che voleva fare, cioè rendere evidente, non credo che volesse fare saluti romani, a parte che il leader... No, anzi il leader ha detto non li fate assolutamente, esatto. Guai a chi fa il saluto romano. Tra l'altro sapendo di riuscire, perché sono un gruppo piuttosto inquadrato, molto diciamo autodisciplinato, ma voleva far sapere che c'era. Casa Pound si è sciolta dal punto di vista della partecipazione nell'agone elettorale, ma ha spiegato che tornerà nel sociale, che tornerà, diciamo, sociale si fa per dire, insomma, per come lo intendono loro, e secondo me voleva far sapere anche attraverso una politica sapiente dei media, che Casa Pound sa fare, voleva far sapere che comunque loro ci sono e che quella tassa andrà sempre pagata. Salvini non teme di pagarla, ecco, questa sicuramente è perché non... Su questo posso esprimere un giudizio, diciamo, non, certo, non polemico, ma no, ma anche polemico, se... Io ho l'impressione che si sia tentata un'operazione che capisco dal punto di vista politico strumentale, ma che per esempio giornalisticamente e culturalmente è molto scorretta. Tentare di appiattire questa manifestazione preventivamente sulla sua frangia più estremista. L'operazione non è riuscita e quindi oltretutto è stata vana, ma in ogni caso ammettiamo che ci fosse adesso in quella piazza militanti di Casa Pound nascosti ai quali è bastato far sapere che loro comunque ci sono. Tenderei a considerarli, cosa che probabilmente nemmeno sono, un branco di deficienti, se così fosse, perché sono dovuti andarsi a sentire il comizio di uno che gli cita Einaudi. Allora, se il prezzo da pagare è un mimetismo che sfiora il grottesco, mi sta bene. Non mi sembra... Probabilmente, anche su questo, scusa, Salvini sta riposizionandosi. Lui ha avuto degli ammiccamenti evidenti e strumentali col mondo dell'estrema destra. Ecco. Ha pensato in una certa fase di utilizzare Casa Pound e altri gruppi come base attivista militante. Sì. Credo che abbia capito che non vale la pena, primo per il peso specifico che questi gruppi hanno, che è politicamente molto minimo. Secondo, perché sei un partito del 30%, non ne hai nemmeno bisogno, non te lo puoi permettere e non ne hai bisogno. Credo che tra i tanti riposizionamenti ci sarà anche questo. Benissimo, questo è, diciamo, l'auspicio, l'analisi che però fa il professore Campi. Il tema è che quando si invece toccano questi gruppi, quando si, diciamo, inglobano questi gruppi, la cambiale non è, diciamo, così, adesso uno pensa che se ne disfa ed è finita là. Intanto perché non ha potuto dire di no alla loro presenza, non ha voluto dire di no alla loro presenza. Secondo, perché l'ammiccamento che ha fatto non solo all'estrema destra, ma anche alla destra storica e, diciamo, in versione di pagliacciata anche del fascismo, in versione di pagliacciata evidentemente, no? Perché lo faceva apposta a citare Mussolini, però insomma non sono cose che poi ti si staccano da dosso quando tu cominci a pensare che non le vuoi più. Quindi io penso che questo è un tema irrisolto, e Berlusconi, anche perché ha una coalizione, e se Berlusconi sarà in quella coalizione non potrà, diciamo, accettare degli ammiccamenti così evidenti alla destra radicale contemporanea e antica. Quindi secondo me questo è un tema che gli si porrà, poi che continuerà. Io vi interrompo soltanto perché volevo cominciare a dar conto anche delle reazioni dall'altra parte, cioè come la maggioranza e nella fattispecie adesso ci sono le reazioni del Partito Democratico. Allora c'è Zingaretti che dall'Umbria dice nella piazza San Giovanni fanno sparate ma sono degli sconfitti, Salvini è uno sconfitto, dice Zingaretti. Dice ancora che nella piazza c'erano solo odio e bugie, che Salvini è il migliore a raccontare i problemi ma il peggiore a risolverli. E poi c'è anche un off, come lo chiamiamo noi, un off PD, cioè una velina, dai, mettiamola così, che arriva per messaggi, che dice Zingaretti su quello che sta accadendo invece a casa sua guarda preoccupato ma da lontano le polemiche, il Consiglio dei Ministri tutto aveva visto i provvedimenti, qui ce l'ha con Di Maio, non con Salvini, è in trincea a raccogliere i voti in Umbria in 3 giorni, 12 comizi, eccetera, eccetera. Nel Consiglio dei Ministri incriminato non c'era Di Maio, in realtà, quello che ha deciso di non fare soltanto il documento programmatico di bilancio, ma anche il decreto fiscale e la legge di bilancio vera e propria, che è l'oggetto di tutte le tensioni di questo momento. Questo sulle le prime reazioni. C'è anche una presa di distanza di Bonifazi, di Italia Viva, dalla Leopolda, rispetto alle parole di Maria Elena Boschi, che aveva detto il PD è il partito delle tasse, e Bonifazi dice no, insomma,
non è così, non è il partito delle tasse. Do conto di tutto questo e poi, come dire, la traduzione è una domanda per entrambi. Noi abbiamo parlato, fatto sentire, analizzato questa manifestazione, sentito gli interventi in diretta. Però tutto questo accade, anche la sua portata, forza, e poi daremo un giudizio finale su come è sembrato Salvini, se è ammaccato o no. Però che cosa può cambiare, se può cambiare qualcosa, in uno schema che in questo momento sembra comunque avere una sua fissità? Cioè che cosa può cambiare lo schema politico che è in atto in questo momento? Se è qualcosa dall'interno della maggioranza o è uno spazio per iniziative dell'opposizione? Che può succedere? Può succedere, intanto può succedere che se non governano, se la maggioranza e il governo non governa il proprio dibattito interno, può succedere un'implosione, diciamo, un inciampo, perché questi in questo momento sono del tutto irresponsabili rispetto a quello che stanno facendo. Io, diciamo, razionalmente non è immaginabile che chi ha fatto nascere un governo, sapendo che il tema della finanziaria era il tema principale, forse il tema per cui Salvini, forse l'unico per cui ha gioito di non essere in questo momento Presidente del Consiglio o comunque dentro il governo, insomma il tema delle tasse o comunque di una rimodulazione delle tasse c'era, e in questo momento stanno rispondendo in maniera del tutto sgrammaticata, poi anche con dei litigi interni ai partiti. Ieri io intervistavo Lombardi, che è, diciamo, una dei 5 Stelle, che diceva no, Di Maio perché non ha letto bene, perché non era dentro, insomma, voglio dire, sono temi che tagliano all'interno anche le forze politiche del governo. Quindi intanto può succedere un inciampo loro, una dimostrazione di grande poca, diciamo, serietà e chiarezza, se continuano con questa, con questo referendum, da una parte. Dall'altra poi può succedere la prossima settimana, cioè io continuo a dire che la scelta umbra, e la scelta umbra è molto difficile, perché comunque il centrodestra, Salvini si è trasferito alla sua maniera, si è trasferito in Umbria e sta facendo una campagna elettorale favolosa. Il centro-sinistra e i 5 Stelle molto meno, anche perché non hanno un posizionamento civico in cui forse i politici non sono proprio il massimo da vedere in questo momento. Purtroppo questo è il tema che si è posto anche in Sardegna e non è andato bene. Quindi può succedere che un cattivo segnale da quella parte possa rendere più fragile, più permeabile questo governo. Un Salvini che non ha fretta di governare, perché oggi ha spiegato che ha una tappa, non ha fretta di governare, ma ha, diciamo, agio di posizionarsi in maniera più solida, riprendendo gli alleati, rimettendo insieme un po' i cocci di quest'estate, può essere pericoloso, ma soprattutto sulla lunga durata. Se, certo, se lui mantiene questo 30%, 30% ancora per molto tempo, davvero ha la vittoria in tasca al prossimo giro. Alessandro Campi. Un po' imparato da Berlusconi, Salvini. Quando perdi è inutile volersi prendere rivincite immediate, bisogna, come dire, come ha detto lui, bisogna studiare. A un certo punto ha detto dobbiamo stare calmi, studiare, capire e andare avanti. Quindi una strategia dell'accerchiamento, che però prevede il fatto che non si voterà. Prevede anche uno schema maggioritario, questo lo abbiamo detto, ma lo risottolineo perché ha rilanciato anche il presidenzialismo contestualmente. Certo, certo, Salvini, certo. Quel passaggio non l'avevamo ascoltato, ma ve lo riferisco. Rispetto a quello che chiedevi, quello che può accadere, diciamo, in prospettiva, il quadro può cambiare per due ragioni: o perché c'è un riposizionamento, come dire, strategico, ideologico degli attori già esistenti, oppure perché entra in campo un attore nuovo che sia competitivo sul mercato elettorale. Secondo me stanno succedendo entrambe le cose, salvo vedere poi come si svilupperanno. Si stanno riposizionando gli attori esistenti, secondo me già oggi era chiarissimo con la Lega, ma è successo anche col Movimento 5 Stelle, che ha deciso di darsi questa fisionomia centrista, dago della bilancia, che gli consentirebbe in prospettiva di essere parte in causa di qualunque ipotesi di governo, rinunciando un po' alla sua natura di forza eversiva antisistema. Insomma, è un bel riposizionamento. A prezzo di un dualismo Conte-Di Maio di cui stiamo vedendo, certo, ora. Però è un riposizionamento importante, no? Anche Grillo poi in qualche maniera lo ha giustificato, ha cercato di farlo digerire alla sua base elettorale, vedremo quanto proprio in occasione del voto umbro. Oppure entra in campo un attore esterno. In questo momento l'unica offerta nuova che c'è sul mercato, le altre sono soltanto potenziali, è Renzi. Renzi oggi è alla Leopolda, Renzi ambisce ad essere l'anti-Salvini, però la sua forza politica ancora al momento è tutta da valutare, ed è tutta da valutare la sua proposta politica, ma anche il gioco tattico che intende fare, perché io non so quanto Renzi potrà continuare a sostenere un governo minandolo quotidianamente.
ne capisco il senso, ma politicamente è una cosa insostenibile per lui, oltre che ovviamente per il governo. O come reazione, perché oggi c'è la grande reazione del Partito Democratico, al grande, intendo dire così, insomma, un po' stentorea. Rispetto al solito. Così, rispetto al solito, che dice, no, però così non si può continuare, alla fine certo, poi c'è con questa c'è legge elettorale non ha spazio. Non ha senso fare certo. Allora, abbiamo visto quante variabili di una giornata politica molto importante, interessante, sia per la manifestazione del centro destra sia per quello che sta accadendo alla Leopolda, che naturalmente vi racconteremo, vi mostreremo in diretta domani con uno speciale a partire da mezzogiorno, così si potrà sentire anche lì l'intervento consultivo conclusivo di Matteo Renzi, uno speciale condotto da Gaia Tortora, come pure ovviamente delle elezioni in Umbria ci occuperemo con Maratona del direttore Enrico Mentana. Ecco qui, vi stiamo mostrando intanto le immagini dalla Leopolda, così rimandiamo la palla a domani per questo fine settimana molto intenso per la politica. Ho un'ultimissimissima, eccolo, c'è il nuovo simbolo, eccolo lì, Italia Viva, è stato scelto questo, alla fine erano stati un po' criticati questi simboli. Eccolo, questo è il simbolo, domani il sicuramente simbolo se ne parlerà, grandi Pietro, applausi. Come grandi... il simbolo della destra, di una destra sociale. Sì, qualcuno romana. Diceva che ricordava anche l'Italia dei valori, anche, no? Sì, un il po' Gabbiano. Ricordava con dei colori più così, questo era l'altro che invece è stato scartato. Ultimissima domanda, però dovete proprio essere telegrafici, Salvini, ammaccato o no? No, secondo me ha preso, anche perché il colpo d'occhio era importante e ha... Non era ammaccato. No, Alessandro no, no. Campi? Tutt'altro che ammaccanzi, devo dire che mi sono parsi tutti abbastanza in forma, compreso Berlusconi. Che... Ci dobbiamo fermare, mi fanno segno, a domani, e buon pomeriggio e poi tutte le notizie nel telegiornale naturalmente. Grazie agli ospiti. Grazie a voi.